Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova serie su As Dusk Falls. Sarà tutta registrata in 4K, 60 fps e con texture ad alta risoluzione che ho scaricato. Andiamo subito a fare una nuova storia. Questa è un'avventura grafica più o meno, un'avventura o meglio a scelte multiple. E vediamo, cercherò di fare le scelte diciamo come le farei io, ma vediamo un po'. Scrivetemi poi nei commenti cosa avreste scelto voi nei momenti più topici, nei momenti più interessanti della storia, e lasciate subito un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Iniziamo questa nuova avventura su As Dusk Falls, titolo che è stato aggiunto al Day One su Game Pass e che è, se non sbaglio, esclusiva Microsoft. È di un second party di Microsoft, non è di un first party. Iniziamo, nuova storia. Gioco solo? Sì, perché si può anche giocare in cooperativa. Però giocheremo da soli. Puoi giocare As Dusk Falls utilizzando la nostra app mobile gratuita. Basta scaricarla dal tuo app store preferito e giocare. Ok, non visualizzare più. Via. Aggiungi nuovo profilo. Usa tastiera per digitare il tuo nome. Va bene. Francesco. Ecco fatto. Esplora. Sposta il cursore per trovare interazioni nascoste. Usa la croce direzionale per navigare. Ok, no, allora si gioca col mouse, niente a fare. Stavo usando il controller, ma se bisogna far così piuttosto uso il mouse. Successivo. Prendi decisioni. Evidenzia la tua opzione preferita e tocca per selezionarla. Tocca di nuovo per deselezionarla. Ok. Per completare le azioni rapide, esegui le istruzioni a schermo prima che il timer si azzeri. Vai in impostazioni gioco per modificare le impostazioni delle azioni rapide. Ok. Alla fine di ogni capitolo scopri come le tue scelte rivelano informazioni sui tuoi valori, la tua personalità e il tuo stile di gioco. Interessante. Vai, iniziamo. Vediamo cosa rivelerà di me, della mia personalità. Che sta caricando. Voi ci avete già giocato questo gioco, lo avete già finito magari, perché non so se sia lungo effettivamente. Tocca qui per iniziare. Ok, c'è una sensibilità del mouse altissima. Mi chiamo Zoe Walker. Non molto tempo fa volevo fare la giornalista. Ora voglio solo trattenere il respiro e affondare. Non perché voglia svenire, ma per la calma che viene prima, quando i pensieri muoiono e i ricordi annegano. 90 secondi è più o meno quanto mi ci vuole. E all'improvviso è come se non fosse mai successo niente. Papà, giochiamo o no? Scusa, Zucchina, certo che giochiamo. Ora so che sei un'esperta, ma sei sicura di aver guardato tutto? Fidati, sono pronta. Ok, allora, di che colore è... Di che colore è... la nostra auto? La nostra auto... È un SUV, un SUV rosso. Sì, ma non avevo finito. Di che colore sono le frecce? Quelle che mamma dice che non usi mai? Sì, quelle. Di che colore sono? Arancioni? Ah, vai alla grande oggi, Zoe. Mi sa che sei pronta per il prossimo livello. E quale sarebbe? Mi fai l'ultima domanda... Se non la indovino alla prima, vinci tutto. D'accordo. Ok, fammi dare un'ultima occhiata in giro. Pronto?
Sono pronto. Ok, spara. Quante stelle ci sono sul mio zaino? Porco cane, sapevo che avrebbe chiesto lo zaino perché c'era nell'inquadratura, però ho memorizzato il colore, non le stelle. Dannazione. Mi sembrava 6, 3 sopra, 3 sotto. Questo è difficile. Sono 6? Oh, come fai a sapere? Ah, fregata. Hai superpoteri, ma stai diventando difficile da battere. Dormivo. Su, si torna in macchina. Dobbiamo ancora trovare le targhe di 45 stati. Ehi. Ehi. Stai bene? Sì, sì. È solo che... Tutto bene, Michelle, tutto ok. Perché siete di nuovo strani? Non è niente, tesoro. Siamo solo stanchi. Dai da mangiare roba da fast food a un cane e la annuserai di nuovo quando la fa uscire. Ma nonno! Aspetta, io sono tuo nonno? Bestia entrata in scena, comunque. Pensavo che tu fossi mio nonno. Quanto hai camminato? Pensavo ti fossi perso. Oh, solo fino all'albero. Sai come sono i cani? Pensano di essere loro i padroni. Tocca. Bene, Giurma, allacciate le cinture. Voglio raggiungere Albuquerque prima di notte. State ascoltando Drive Time su KMPW, la miglior radio di Flagstaff. È un altro bellissimo pomeriggio in Arizona e il vostro weekend inizia qui. Mi daranno il copyright per questa canzone? E ora? Facciamo il gioco delle targhe? O cantiamo un'altra canzone? Si è addormentata a metà del tuo assolo. Hai senz'altro vinto il primo premio come intrattenitore. Ma che intrattenitore? Sono un pastore. Voi siete il mio gregge e voglio guidarvi a St. Louis di buon umore. Come no? Non è stata una tua idea la strada panoramica? Io volevo prendere l'aereo. Oh, non mi sto lamentando del viaggio. Sto solo cercando di immaginare Vince vivere nel Midwest. Sarà fantastico. Ehi, sarà fantastico. Imparerò a suonare il banjo, andrò al Country Palooza. Ah, molto divertente. St. Louis è il posto più urbanizzato che c'è, e lo sai. In realtà la città sta cambiando parecchio. Scherzo, lo so che staremo bene. Tu hai la tua cattedra e io... il mio nuovo lavoro. Lavorerei per un'azienda di pappe per cani nemmeno se mi costringessero. Jim, non credo che sia d'aiuto. $10,000. Dovevi citare in giudizio quei bastardi della compagnia aerea per come ti hanno incastrato. Non firmare quella specie di accordo. Non ho ancora firmato. Ma vuoi ancora farlo, vero? So che la decisione è tua, ma penso che sia il momento di lasciarci tutto questo alle spalle. Mi serve tempo per pensare. Fammici pensare un po', ok? Certo. Questa era la scena che si vedeva nel trailer, nei 10.000 trailer che hanno fatto vedere di questo gioco. Vince era un bravo ragazzo, ma si faceva sempre mettere i piedi in testa. Quando eri piccolo, mi chiedevi sempre di comprarti dei giocattoli da poter dare agli altri bambini a scuola quando ti prendevano e di com'ero me. Com'ero al liceo, eh? Aia. Scusa, non dovevo dirlo. Se non volevate che venissi, potevate dirlo. Zoe voleva che venissi. Michelle, lascia perdere. Jim, basta, non farti coinvolgere. Jim, basta.
Ti prego, Jim. È lui che ha iniziato. E proviamo a superare i prossimi tre giorni. Quindi senza che io parli. Ehi, sono contento che passiamo qualche giorno in viaggio insieme. E come ho detto, una volta che ci saremo sistemati, poi... Zucchina? Che è successo? È solo spaventata, credo. Aia. Ottimo. Ehi, grazie per essere tornato indietro. Impara un secondo. Stronzo! Ma stiamo scherzando? Ragazzi di campagna, anzi del deserto. Per fortuna siamo tutti interi. Che faccia che ha fatto! Spero che non abbia visto la targa. Ora prendiamo il controllo di loro. L'idiota era troppo occupato a gridare al vento. Eccola, Northwood 28. Brutta come la fame. Queste case sembrano tutte uguali. Jay, sei pronto? Jay! Cosa? Torna sulla terra, fratellino. Non dovevamo portarlo. Dai, farà la sua parte. Allora, è esattamente come abbiamo detto. Ci sono abbastanza soldi in quella cassaforte da lasciarci alle spalle queste ultime settimane. Sopravviviamo, teniamo la casa, tutto torna alla normalità. Sicuro che non sono in casa? Sei sicuro che non c'è nessuno? Il venerdì porta la moglie ad un appuntamento. Stessa storia ogni settimana. Sei sempre fuori a cazzeggiare per i boschi, arrampicarti sugli alberi. Sappiamo che ci sai fare. E vuoi aiutare la famiglia, giusto? Lo sai che è così. Questa è la tua occasione. Salta la recinzione e trova un modo per entrare. Wow. Mamma sa che l'hai preso. No. Ma qualcuno deve guardarvi le spalle. Abbiamo un'ora prima che tornino a casa. Se sentite tre clacson, correte come il vento. Ehi, cominciamo. Dale, il codice. Ci pensa Jay. Non rovinare tutto. 5926. Contiamo su di te. Ok, 5926. Ora vai a giocare a Tarzan oltre il cancello sul retro. Io provo dal garage. Magari abbiamo fortuna. Aia, Cletus. Scuscia via, parla, getta il bastone. Oddio, getta il bastone, dai, gettiamo il bastone. Ehi, ehi, prendilo. Non ha funzionato, non ha funzionato. Abort mission. No, povero cane. Vabbè, io lo stavo sbranando. Lupo cattivo. Non fa ridere. Che è successo? Ha un Doberman. L'ho rinchiuso nel capanno. Cos'hai lì? Idiota.
chi è questa casa? Dante Romero, re dei porci. Aspetta, lo sceriffo? Sì, sai che Ma è in lite con lui da un sacco di tempo. Anche da prima che mi mandasse al riformatorio. Lo so, ma... Ma cosa? Direi che è in debito con noi. Beh, dovremmo distruggergli un po' casa, già che ci siamo. Ah, tieniti al piano, è un poliziotto. Atteniamoci al piano. Tyler ha detto che abbiamo solo un'ora. Dovremmo iniziare a cercare la cassaforte. Ah, vabbè. Perché l'hai fatto? Potrebbero analizzarlo. Ma va, questa è la polizia di Turok, mica quella di New York. Ora cerca quella cassaforte. Allora, controlla il quadro. Guarda la foto. Apri lo schedario. Fruga nel portafoglio. Allora, direi di controllare il quadro. Magari dietro il quadro, la cassaforte. E se la cassaforte fosse qui? No. Nope. E allora apriamo lo schedario. Non c'è. Trovato qualcosa? No, forse è di sopra. Sì, forse. Questi devono fare una rapina e sono lì a mangiare, a sputare in giro. Non hai una ragazza? Stai zitto, ci sto lavorando. Ehi, quando la vita ti dà limoni... Vieni qui, aiutami a vendicarmi un po'. Ma certo, perché no? Forse la prossima volta. Dai, ma che cacchio sta facendo questo qua? Non dovremmo perdere tempo. E comunque è disgustoso. Ah, sei un fifone di merda. Lo sai, vero? No, non è vero. No, non è vero. Ti senti quando parli? Va bene. Basta cazzeggiare. Tu guarda di sopra mentre controllo le altre stanze qui sotto. Ok. Sì, ecco, lo stile grafico quando sono fermi, per esempio parlare, è bello, ci sta. Quando si muovono è un po' bruttino, eh. Aia. Quick time event in arrivo. Anni passati a riparare jet, dovrei poter aggiustare una macchina. Tutto bene? Sì, certo. Visto un motel, li hai visti tutti. Voi andate pure avanti, io prendo una bottiglietta d'acqua. Cima, posso dormire da Ryan stanotte? Non mi aspettare! Allora, suona il campanello. Non ho tempo di attendere qui. C'è da fatturare. Speralo di nuovo. Oh, svegliati, calmati, no? Calmati, amico. Che c'è? Hai fretta? Salve. Abbiamo fatto un incidente poche miglia a est da qui. Avrebbe un paio di stanze libere e il numero di un carro attrezzi? No. Il nostro meccanico è a Tucson per il fine settimana. Allora solo le stanze. Fanno 70. Solo contanti. Ne ho... 52. Bastano per una stanza. Ehi, Joyce! Sono occupata adesso! Parla con il titolare. Senta, posso parlare con il direttore? Sono sicuro che possiamo trovare un... Chi ti dice che non sia io il direttore? Scusi, errore mio, era una supposizione. Ah sì? Non hai mai incontrato un imprenditore con una vagina?
Oh, oh, ti sta dando problemi. Perché? È tuo? Sì, 12 anni, addestrato e tutto il resto. Lo sapete che vi sento, sì? Il fatto è questo, suo padre bestemmia nel sonno e nostra figlia sente davvero tutto. No, non è vero. Oh, che tesoro. La stanza in più ve la offro, ma la tua fa sempre 52 dollari. Era di nuovo un fusibile. Il problema di non avere interruttori è... Oh, ehi, benvenuti a Turok. Paul, fammi un favore. Chiedi a Norma di rimorchiare la sua macchina fino al parcheggio. Oh, cavoli, ma hai forato una gomma. Sono abbastanza bravo ad aggiustare le cose. È un problema al motore, in realtà. Ma puoi provarci. È un SUV rosso, a est. Non puoi sbagliare. Ci penso io. Ma ci conosciamo? No, però mi scambiano sempre per Clint Eastwood. Uguale proprio. Oh, grazie a Dio ci siamo tolti da quel caldo. Siamo in vacanza ora? Possiamo andare in piscina? Ah, i nostri costumi da bagno sono nel camion dei traslochi. Smettila di saltare sul letto, ok? Allora, posso guardare Nature Channel? Per favore! Ehi, ho detto smettila di saltare. Smetto se mi lasci guardare la tele. È educativo. Lasciale guardare la TV, dai, cosa te ne frega. Va bene, ma solo mezz'ora. Yeah! Grazie, papà. E dopo mi racconti quello che hai imparato. Abbiamo cresciuto una vera negoziatrice. È stata una giornata difficile, concediglielo. Oh. Tutto bene? Non lo massaggino? So. Fa parecchio male. Ti dispiacerebbe massaggiarlo un attimo? Figurati. Bella, proprio come la mia. Io porto Zeus a fare una passeggiata. Vince, vieni con me? Abbiamo già camminato tanto. Beh, lui deve fare pipì e io ti devo parlare. Resta con Michelle o vai con Jim? Questo è un bivio, eh? E lui mi deve parlare, però. Faccio che restiamo con Michelle, dai. Vai tu, io resto qui. Posso venire? Speravo davvero che venissi proprio tu. Sei rimasto. So di essere irritabile quando si tratta di tuo padre. Non preoccuparti. Ti ho sostenuta prima in macchina, no? È solo che sai cosa vuole, vero? Ti chiederà se può trasferirsi da noi. Oddio, tu credi? Sì, ci scommetterei. Beh, forse dovremmo considerarlo. Il cancro va in una sola direzione. Mi dispiace. È che non so se mi fido di lui. È scomparso dalla tua vita per quasi 30 anni. Non voglio che faccia così con Zoe. Lo so. Ma a quei tempi rimbalzava tra le comunità di recupero come una pallina da flipper. Ora è diverso. Vieni, dammi le spalle. Oh sì, così va bene. Vai più giù. Proprio lì. Ci sei. Oh, è bellissimo, Vince. Grazie. Sai, quando ieri sono andata a prendere Zoe, la sua insegnante continuava a dirmi che è una bambina davvero intelligente, che è avanti nella lettura e nei numeri. Abbiamo mai avuto dubbi? Ha anche detto che, visto che Zoe cambia scuola, potremmo farle saltare la prima elementare e mandarla direttamente in seconda. Aspetta, cosa? Ho detto la stessa cosa, ma poi ci ho pensato e forse potrebbe essere una buona occasione per lei. Sarebbe messa alla prova, imparerebbe cose nuove. Michelle, no. Sarà la piccoletta della classe. Le ruberanno il pranzo e lo nasconderanno su un albero. Oppure avrà un gruppo di amici fantastici che sono più grandi di lei solo di qualche mese. Non lo so. Già si sta trasferendo in un nuovo stato. Le cose a casa sono... Sai che ci ha sentito litigare l'altra notte? Ha davvero bisogno di altro stress? Certo che no, ma perché non ci buttiamo? Per me possiamo provare. Ok,
Se pensi che sia una buona idea. Sì. Voglio quel che è meglio per lei. Dovrei fare amicizia con bambini più alti. Ottimo. Lunedì comincerò a muovermi. Senti, riguardo l'altra sera. Papà, la macchina è tornata. Nonno mi ha detto di venire a prenderti. Davvero? Beh, ottimo. Prendo degli snack alla macchinetta. Volete qualcosa? No, siamo a posto. E allora Bill si gira verso Hillary e fa: io che pensavo che questa casa fosse uno strip club. Per adesso comunque mi stanno facendo le scelte, oh, perché... quelle, diciamo, importanti. Ma è più di quanto io possa riparare. Non c'è una scelta palesemente giusta, è una scelta palesemente sbagliata. Cioè, bisogna proprio andare a preferenza. Ma che cosa state? A terra! Ora! Eccoli! A terra! Acconsenti, dai, qua non bisogna fare gli eroi. Giù. Bravo bambino. 30 minuti prima. Ok, interessante. Aspetta, non c'è bisogno di chiamare aiuto. Cavolo. Aiuto in arrivo. Ehi, che diavolo è stato? Non importa, dobbiamo muoverci. Deve essere qui dentro. Cerca nella libreria. Controlla la scrivania. Apri schedario. Guarda fuori, no. Cerchiamo nella libreria. Birdwatching. Figo. Perché si prende una cosa di birdwatching? Cerca nella libreria di nuovo, attenzione. Ah, l'ho trovata. Volevano. Ora il codice. Dov'è il codice? Tranquillo, me lo ricordo io. 5926. 5 9 2 6 Tac. Sì. Wow. Dale, guarda qui. Porca puttana. Quanto guadagna questo coglione? Ah, c'era pure un obiettivo per il codice. Ok. Oh merda, prendi i soldi e andiamo. Dal retro è più sicuro, ha un grosso cortile. Merda. Ehi, Becky, sono io. La tua fisioterapia è stata rimandata. E mi sa che hai inciampato di nuovo sul tuo allarme. Chi c'è? Porta d'ingresso, ora. Merda. Vieni fuori con le mani bene in vista. Ora. Conta fino a 10. Poi vai. Chi sei? Sono uno che voleva un videoregistratore. E se ti sparassi per tutto con scasso? Mi arrendo, ok? E in ginocchio. Mani dietro la testa. Luigi 1, ho un 13506 in corso al 28 di Northwood Drive. Inviate subito rinforzi.
affronta lo sceriffo, corri alla porta. Corri alla porta. Che lui rimanga fregato, che se ne frega. Vai via tu. No, non si apre, dai, ma che sfiga. Ok. Quindi abbiamo preso i soldi, ma abbiamo fatto un casino incredibile. Non sei riuscito a compiere il furto con scasso perfetto. È un obiettivo? Ok. Non ci hanno visti girare. No, avrebbero rallentato. Ascoltate, non siamo qui per farvi del male, non vogliamo i vostri soldi. Abbiamo solo bisogno di un posto dove stare prima di continuare per la nostra strada. Non fate nulla di stupido e andrà tutto bene. Capito? Non ci lasceranno mai andare, quindi chiediamogli come possiamo fidarci di te. Come sappiamo che fai sul serio? Senti, non si tratta di te. Fai come ti dico e ce ne andremo molto presto. Tu... tieni a bada il tuo cane. Buono, Zeus. Rubiamo un'auto. Torniamo indietro prima che si accorgano di non stare più inseguendo nessuno. E... troppo rischioso. Se ci sono posti di blocco. Vince, dobbiamo fare qualcosa? No, che non dobbiamo fare qualcosa. A negoziare, eh? Prova a negoziare. Ehi, ragazzi. Cosa? Ho capito che dovete nascondervi, ma avete proprio bisogno di noi. Potremmo andare nelle nostre stanze e non starvi tra i piedi. Nessuno se ne va. Resta a terra e stai zitto. Almeno ci hai provato. Non possiamo stare qui. Possiamo fino al tramonto. Poi partiamo. È la nostra occasione migliore. Te lo ripeto, dobbiamo andare... Cerca l'arma. Attenzione. Calmati adesso. Facciamo... ho detto gettala! Lei fa sul serio, eh. Attenti che lei fa sul serio. Ascoltate, non la conosco molto bene, ma credo che faccia sul serio. Nessuno te l'ha chiesto. Ha ragione. Vado al poligono due volte a settimana. Joyce, se quella cosa spara... mi scrosterò dalle pareti. Ma non deve essere così... forse noi potremmo aiutare questi ragazzi ad uscire dal guaio in cui si sono cacciati. Col cazzo che li aiuto! Scazzata, Joyce? Ho detto di scoprirvi! Oh, no! Voi siete gli Holt! Siete quelli dell'incidente. Paul, prendi il fucile! Io... mi dispiace... non posso. Cristo, sul serio, Paul. Tu, prendi quel fucile. Tienilo sotto tiro. Se lo fai, ti prometto che te ne pentirai. Lascia cadere l'arma o punta l'arma? Io la lascerei cadere, non c'è bisogno di aizzare ancora di più il conflitto. Basta. Nascosto il furgone? In un capanno sul retro. Tyler, questa gente non ci ha fatto niente. Niente per adesso. Tu e Dale, metteteli tutti in riga. Devo fare una telefonata. Sono io.
Abbiamo un problema. Desert Dream Motel. Pensi che non lo sappia? Va bene, teste di merda. Andate ai tavoli. Ragazzi, non avete fatto del male a nessuno, vero? Abbiamo ucciso il presidente. Non è vero, Fra? Tu sei il fratello di mezzo. Quello che si è fatto spedire al riformatorio. Stai zitta, cazzo! Perché? Lo sanno tutti. Joyce, basta! Da quel che ho sentito, sei proprio come tuo padre. Un altro Holt del cazzo che vuole solo spaccare tutto. Come, così? Che ne dici di questo? E dai, amico, è proprio necessario. Tu sei necessario? Fallo stare zitto, ora. È un cane. Non posso spegnerlo con un interruttore. È solo nervoso, Dale. Non mi interessa. Voglio che stia zitto. Tranquillizziamo il cane. Ehi, ehi, Zeus. Ti ricordi di me? Ho detto di farlo stare zitto. Dale, cosa stai facendo? Si chiama controllare la stanza. Puntando pistole contro dei cuccioli. Pestare il figlio dei Kasdan non ti è bastato? Non cominciare. Se no che fai? Mi spacchi il muso? O mi spari e basta? Zeus, basta! Chiedi a Joyce di smetterla o tranquillizza Zeus? Chiediamo a Joyce di smetterla, va? Anche se penso Joyce, che se la prenderà col cane. Che c'è? Lo fa incazzare. Credi che abbia paura di lui? È solo uno che ha mollato la scuola e pensa di essere un duro. Distruggerà il tuo motel, si rangerà, non è un figlio? Mettiamo non è un figlio. Senti, ho visto un bambino andarsene quando sono arrivato. È tuo, giusto? E lui che cosa c'entra? Sto solo dicendo, da genitore a genitore, che se qui finisce male, l'ultima cosa che vuoi è che cresca senza una mamma. Shh. Shh. Ehi, va tutto bene? Bene, ora resta così. Che diavolo sta succedendo qui? Niente di cui devi preoccuparti. Va bene, è deciso. Restiamo qui per un'altra ora e andiamo appena fa buio. Cazzo, un'ora intera? Aspetta, perché tutti questi bagagli? Con chi altro stai viaggiando, eh? Dimmi la verità, ora. Qua è un problema, eh. Il circo? Cosa? No, la mettiamo solo mio padre. Solo io e mio padre. Stiamo facendo un viaggio per conoscerci meglio. Un sacco di roba per due uomini soli. No, è vero. Sono solo lui e il tipo più anziano. Il check-in gliel'ho fatto io. Non c'è nessun altro. Sai una cosa? Non mi piaci. Hai lo sguardo di uno che si caga sotto. Di che mi sbaglio? Ti sbagli, dai, fatti valere. Tu non sai niente di me. Ah, no? No. E questa tua aria da duro a me non mi frega. Spero solo che tu sia bravo anche con i fatti. È un poliziotto. Che facciamo? È solo Big Sam. Compro una bibita, parla per un po' e poi se ne va. Jay, sul retro. Vai. Fai sparire il poliziotto, capito? Sì, certo, capo. Voi due, tenete la bocca chiusa e tutto questo finirà più velocemente. Tu vieni con me. Buonasera. Sera. Sam. Paul, come vanno le cose? Lente come al solito.
Come diceva sempre mio padre, se non rallenti, non vedi il muro prima di colpirlo. Dove sono Joyce e suo figlio? Di sopra? Ash è a casa di un amico stanotte e Joyce non si sente bene. È a letto da giorni. Mi dispiace. Senti, hai visto tre ragazzi in un pick-up blu? Magari da qualche parte per strada. No, non mi sono mosso da qui. Come si trova il Desert Dream? Tutto bene. Sì, Joyce è parecchio brava. Allora, con chi altro è in viaggio? Solo mio padre, ovviamente. Siamo solo io e mio padre. Agente? Ah, allora perché il seggiolino? Inventati una scusa, donna. Ho visto la sua macchina mentre parcheggiavo. Targata California? Quella... No, non è la mia. È l'unica da fuori città qui. No, voglio dire, l'abbiamo presa in prestito da un tipo che ha dei figli. Proviamo ad arrampicarci sugli specchi totalmente. Posso chiederle cosa vi porta a Turok? In vacanza. Siamo diretti in Messico per un po' di relax. Ah, io e mia moglie lo amiamo. Quale città? Città del Messico. Città del Messico. Davvero? Dicono che non sia un posto molto sicuro per i turisti. E chi se ne frega? Andiamo a fare volontariato. A salvare gli orfani. Big Sam, dove sei? Desert Dream, ma sto rientrando. Comunque, siamo sulle tracce di tre idioti che hanno fatto irruzione nella casa dello sceriffo, se può esistere qualcuno così stupido. Sono armati e pericolosi, quindi se sentite qualcosa, chiamate il 911. E sapete chi è stato? No, avevano i volti coperti, quindi non sarà possibile identificarli. Ah, ecco perché. Salutami, Joyce. Papà, salterò la prima elementare. Perché ci hai messo tanto? Un momento, lei chi è? Aia. Sono sua moglie. C'è qualche problema? È sua... bene. Ha detto che eravate solo lei e suo padre. Viss, che succede? Niente. Insomma... Niente, non succede niente. Niente. Stavo solo chiacchierando con un agente di Turok. Sentite, sicuri vada tutto bene qui? Mi chiedo la stessa cosa. Sì, va tutto bene. Abbiamo scelto questa strada, teniamola. Se avessi visto qualcosa, glielo direi, giuro. Non avrebbe senso vuotare il sacco alla fine. Facciamolo andare via sto tipo. Appena esco da quella porta chiamo i rinforzi. Ora rida come se avessi fatto una battuta. Buona questa, vero? Buona giornata. Però furbo, ha capito tutto la gente, eh? Ha avvertito Big Sam senza insospettire Tyler. Bravo, bravo, bravo. Mi hai mentito! Ma cosa ti aspettavi? Che cosa ha detto? Sa qualcosa? No, non si aspetta nulla. Ha solo fatto una battuta. Che battuta? Era una battuta sulla proprietaria. No, non ci casco di nuovo. Dale, Jay, ce ne andiamo. Lei viene con me. Cosa? Aspetta, no. Se menti sulle cose le perdi. Ehi, calma!
Se riusciamo a scappare senza essere seguiti, la lascio a una cabina telefonica. Ma se chiami la polizia... Aggredisci Tyler, supplica, prendi la sua pistola. Aia, supplica non servirebbe a niente. Aggredisci Tyler, sarebbe peggio. Prendi la sua pistola. Anche se non penso ci riuscirei, sinceramente. Vabbè, ma si fa prendere sempre sta qua, però. Bene, guarda chi non ha più paura di tenere in mano una pistola. Digli di lasciarla. Se lo facessi non sarebbe una situazione di stallo. Vince, forse dovresti mettere giù la pistola. O forse dovresti tenerti i tuoi giocattoli per una volta. È questo quello che vuoi? Davanti a tua figlia? Spara, no, vabbè, spara Tyler, no. Se queste sono le uniche due opzioni, mi arrendo. Vedi? Sei stato ragionevole. Ma non posso fartela passare liscia. Vabbè, ma mica ci sparerà, voglio dire. Ah, finito? Davvero? Vince non è riuscito a strappare la pistola a Tyler, a bruciapelo. Stile di gioco, riflessi rapidi e completazioni rapide con velocità e precisione. Tratto, gentile, cerca di consolare e rassicurare gli altri. Valore, pace, cerca la calma ed evita il confronto. Ok. Ok, quindi il capitolo 1 è stato completato. Andiamo al capitolo successivo, vediamo un po', eh. Vince. Tutto quello che abbiamo fatto qui, no? 38% cos'è? Il completamento? Ho schierato con Michelle. Hai fatto innervosire Joyce. Si è registrato al Desert Dream. Guarda tutte le cose che ci mancano. Qua se non troviamo la cassaforte si apre un bivio e c'è proprio una storia diversa. È fuggito da Dante e ha il denaro. È rimasto intrappolato in cucina. Qui non sembra esserci una storia diversa però. Se prendiamo il pulsante per l'allarme. Qui sì, sicuramente sono magari cose diverse. Però, boh, sembra che arriviamo comunque al... Abbiamo tre finali alla fine, ok. Però sembra che arriviamo comunque qui. Michelle è stata presa in ostaggio. Ecco, da qui abbiamo probabilmente tre finali. Tre finali diversi. Ok, capitolo 1 è stato fatto. Cronologia attuale, visto in precedenza, mai visto. Esito dei bivi. Gioca da qui. Possiamo anche giocare direttamente da un punto. Beh, comodo perlomeno. Punto di svolta. Qui c'è il punto di svolta. E qui c'è un altro. Se ce ne sono altri qui. Se fuggiamo con il denaro oppure no. Però non sembra essere stato molto molto importante il fatto che siamo fuggiti con il denaro. Non è cambiato niente. Va bene, dai. Quindi, per questo video è tutto. Abbiamo completato il capitolo 1, Desert Dream. Nel prossimo video giocheremo il capitolo 2, possibilmente completandolo, ovviamente. Grazie a tutti per aver seguito il video e vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto. Al prossimo video!